sera, questa sera, con le loro performance, un gruppo di giovani dei nostri oratori che hanno scoperto di avere il desiderio comune di fare teatro. Dopo alcuni mesi di laboratorio, infatti, i nostri giovani si cimenteranno in una sorta di prova tecnica. Facciamo quindi loro un grandissimo applauso! E allora, diamo inizio a questa serata, augurandovi di divertirvi, di stare bene, di stare comodi. Gabri, non stiamo mandando il pubblico al patibolo, insomma. Va bene, in fondo non è mica la fine del mondo. Il coccodrillo è un animale che...
giornale. Guarda, proprio venendo qua, ho letto sul giornale, ci sta pure la parola. Coccodrillo mangia per le altre. Sì, e coccodrillo non gli fa schifo niente, mangia come un animale, davvero, guarda che cappello, cappello un quadringo, mangia davvero, è una cosa incredibile, non è che non si potevano vedere i due, sono poi un po' di rapporti, un giorno escono, guardate, ma tu dire, per dire che si gira qua, coccodrillo mangia per le altre, no, lasciate a te, coccodrillo, portate a me, ma non lo so fare, non è possibile. Dai, per piacere, insomma, voi fate tutta una cosa in famiglia, io mi chiedo perché proprio voi e non io, cioè perché voi? Perché è giusto. Sì, lo dice un ricciabatto. Dai, ma perché? Perché è giusto. Ok, ho capito, tu ti sei amico anche se suo figlio, ma perché? Perché è giusto. Ok, ma perché proprio? Io sono giusto e mi devo salvare. Guarda, che io non devo mancare di rispetto assolutamente. E io è questo qua che non so posto. E verrà la fine del mondo in 80 giorni. 40 giorni, papà, 40. Quello è il giro del mondo in 80 giorni, perché ha. Non fate così. E mi è stato detto, salva te stesso, salva la tua famiglia, salva gli animali. Non mi è stato detto niente di voi. E allora vuol dire che voi proprio... Cosa parlate? Ecco, adesso che deve venire di Rubio, tutti quanti buoni, tutti quanti bravi, aspettati, eh? Avete fatto no, tutti i peggio, giuro, avete fatto? Le avete fatto! No, io proprio... Pure voi! Che tu ti imbarcavi lo stesso sulla nave, anche se non eri suo figlio. Ma è possibile? Sì. Quello col naso gattini si imbarcava con gli elefanti. Dai, ma per piacere, mica la fine del mondo. Io sono una brava persona, lei è una brava persona, per piacere che le cose. Voi! Siete fidanzati? Voi? No, voi siete fidanzati, sì o no? Si indovina o mi potreste dire? No, sì o no? Aspetta una risposta. No, puoi non mi è capitata l'opportunità di trovare pure le caramelle all'oratorio, ma mai, io mai, vi giuro, mai. Facciate con gli occhi chiusi. Peccato. No, vi giuro, sempre con gli occhi aperti. Ritorna. No, vi giuro, sempre con gli occhi aperti. Gli occhi chiusi. No, devo dire gli occhi chiusi, cos'è? Gli occhi aperti. Ah, sì, scusi, cos'è? Gli chiusi, aperti chiusi. Chiusi. Ok. Con chi la allora, con chi la fate? Con chi la fate? Sono tutto sulla cosa. Con chi la fate? Ma non sono Mosè! È vero, non siete Mosè. Allora, con chi la fate? Con chi la fate? Siamo tutti giovani, siamo una regola combriccola. Qualche volta ci troviamo la sera e qualcuno propone di andare a ballare. Ma io dico, no, andate voi a ballare, andate voi. Io domani devo alzarmi presto e allora loro vanno a ballare. Loro. E allora io siamo scorta sulla casa, però sono tutti bravi ragazzi. Pure i ragazzi ci stanno! E allora voi con tutte le ragazze! Mica con tutte le ragazze! Ma con una! Con la vostra fidanzata! Con la mia fidanzata? Cioè, quindi voi con la vostra fidanzata normalmente. Normalmente? Insieme. Insieme. Insieme! Insieme!